Buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Dunque una copertina con l'inno del Pescara, un po' per festeggiare la vittoria contro lo Spezia. Si tratta proprio di festeggiare perché la vittoria non arrivava ma da tante, tante domeniche, tanti, tanti sabati, scusate, e poi un po' come augurio per le future cinque partite che dividono il Pescara dalla fine del campionato. Cinque partite tutte difficili, una lotta per la salvezza che naturalmente sarà molto agguerrita. Ne parleremo questa sera con gli ospiti della serata, sono molti, a iniziare dai nostri Walter Nerone e Luigi Mascia, che saluto. Buonasera ad entrambi. Sera. Allora, Walter, è arrivato in punta di piedi il nuovo tecnico pescarese Pillon e sembra comunque nelle partite che ha diretto. Sembra aver portato alla squadra un vero e proprio equilibrio. Ma secondo me la vera novità è che Pillon adesso, come dire, auspicando che il finale sia quello che tutti si aspettano, è che Pillon è riuscito in 3 settimane, laddove Epifani non è riuscito in 5 e Zeman non è riuscito in 7 mesi. Cioè a fare di questo gruppo di ragazzi presi un po' qua un po' là una squadra. Con i suoi limiti, con i suoi problemi, con le sue carenze, con tutto quello che vogliamo, però l'idea è che Pillon ha capito, e senza inventare nulla, mettendo ciascuno nella condizione di dare il meglio di sé, con la piccola parentesi diciamo così, di Vercelli, dove però ci sono state diverse concause a complicargli la vita, è riuscito a fare quello che perfino, diciamo, chi era zemaniano convinto sembra riteneva impossibile, no? Si potesse fare, cioè mettere in campo questa squadra con un senso logico, diciamo così, con un assetto riconoscibile. Ci siamo, come dire, ci siamo arrovellati per 6 mesi, 7 mesi, gli esterni non sono zemaniani, Brugman non può fare la mezzala, no, non può fare il metodista, no, non può fare qua. Modestamente ero un po' fuori dal coro perché per 6 mesi abbiamo messo in discussione Brugman, Benali e qualche altro che... Ecco, secondo me il vero colpo, diciamo, il vero capolavoro, piccolo capolavoro per adesso parziale di Pillon è quello. Ha messo questi ragazzi in condizione di esprimersi, non dico al meglio, ma sicuramente meglio di prima. E qualcosa abbiamo visto. Secondo me potrebbe bastare. Luigi, sei d'accordo con quello che ha detto Walter? Può bastare? Quanto può essere difficile questo finale di campionato per il Pescara? Perché se è vero che Pillon ha fatto un piccolo capolavoro, tra virgolette, mancano queste cinque partite che sono tutte molto insidiose. Sì, concordo sulla disamina di Walter a proposito di Pillon, perché poi rivoluzioni tattiche non ce ne sono state, rivoluzioni tecniche non ce ne sono state, rivoluzioni atletiche nemmeno, però sembra un Pescara più compatto rispetto a quello del passato. Tolgo anche in un certo senso la parentesi di Epifani, che dovrebbe essere un po' rivista nel suo complesso. Ma anche rispetto alle ultime apparizioni della squadra di Zeman, questo Pescara sembra un po' più compatto. Secondo me il grande lavoro che ha fatto Pillon in queste poche settimane dal suo avvento a Pescara è anche di natura mentale, cioè credo che oltre tutto quello che Walter ha descritto in maniera puntuale, che condivido, credo che Pillon abbia dato anche a questi ragazzi una certa tranquillità. Da una parte è stato sferzante, quindi ha dato al Pescara una grinta che forse fino a quel momento non era stata mostrata. Dall'altra però ha dato anche tranquillità e mi sembra il classico padre di famiglia che
rassicurante, che comunque ha esperienza di vita, che comunque ti può dare sempre il consiglio giusto al momento giusto. Trattandosi di una squadra per lo più di giovani, in cui magari quelli più esperti purtroppo per infortuni o per altri motivi sono ai margini, questo è tanto, è veramente tanto. Poi Pillon non ha né escluso qualche nome eccellente né ha buttato nella mischia giovani che erano rimasti ai margini. Più o meno le formazioni che sono andate in campo in queste giornate sono, per i nomi, al di là delle collocazioni, sono le stesse che avevamo visto con Zeman e con Epifani. E le cinque giornate, allora, detto quello che abbiamo detto, non bisogna nemmeno esaltarsi troppo, perché la partita con lo Spezia è stata una partita anche da brividi, che però nella prima parte ha dato ampie rassicurazioni, però è pure vero, e l'avevamo detto proprio qualche giorno prima in trasmissione, che non poteva capitare avversario migliore, tra virgolette, per il Pescara, perché credo che non ci sia nell'elenco delle squadre in classifica in Serie B, non ci sia una squadra che come lo Spezia non abbia proprio più niente da ricevere da questo campionato, non abbia più niente da temere per quanto riguarda la zona calda che purtroppo coinvolge il Pescara, ma dall'altra parte non ha più niente cui aspirare per quanto riguarda invece le piazze calde che possono ambire ancora ai playoff. E quindi le motivazioni nel calcio sono fondamentali. Abbiamo giocato contro una squadra che non aveva grandi motivazioni, abbiamo visto dei segnali rassicuranti, dei segnali che possono tranquillizzarci, però c'è tanto tanto da fare, e poi parleremo quindi dei prossimi appuntamenti a partire da quello di dopodomani. Allora, gli altri ospiti della serata, iniziamo alla mia sinistra con Mario Mazzocca, sottosegretario della Presidenza, buonasera, della Regione, buonasera. Abruzzo, ma qui in veste di sportivo. Sì. Allora Mario, cosa ti aspettavi da questo campionato e cosa ti aspetti dalle ultime cinque partite? Beh, io credo che ci aspettavamo tutti un po' di più di quello che si sta ottenendo, almeno da quello che finora si è riuscito a fare nell'arco di queste 34 partite, 35 partite, credo, ne mancano 5, 33 partite. Ma probabilmente forse c'è stata qualche, come dire, o sottovalutazione di talune situazioni all'inizio, o comunque non, insomma, delle realtà non considerate evidentemente appieno. Ci aspettavamo di più. Io credo che allo stato attuale la presenza di una figura come quella di Beppe Pillon, che conosciamo per il suo modo di interpretare il ruolo di mister e soprattutto di motivatore, sono d'accordo con Luigi quando molto probabilmente il lavoro a livello psicologico è stato quello più, forse più proficuo. Insomma, io vedo già nelle dichiarazioni dell'immediato post partita in sala stampa, come già pensa, è già proiettato proprio l'allenatore alla gara successiva. Messo Zeman, mi piange il cuore, mi dispiace proprio che questa sua avventura, su seconda avventura qui a Pescara, sia finita così, perché ritengo che sia una delle figure più importanti del calcio italiano del secondo dopoguerra, cioè nella seconda metà del Novecento e in questo, anche in questo primo sprazzo del 2000. Io lancerei però un po' di salvataggio a Epifani, perché io credo che lui si sia trovato in un frangente, insomma, in cui veramente era difficile gestire quello che per lui era comunque un salto di categoria importante. Però per uno che, come me, che segue il calcio dilettantistico ormai da tempo, lui ha svolto un lavoro in una piccola società, tanto piccola quando ben organizzata come San Nicolò a Tordino, che non è passato inosservato anche a livello nazionale. Io credo che, essendo lui giovane,
la prossima chance, evidentemente, se la giocherà meglio e farà frutto anche, metterà frutto anche, evidentemente, l'esperienza trascorsa e chiusasi prematuramente sulla panchina dei biancazzurri. Buonasera a Giancarlo Febbo, bentornato. Sì, grazie. Allora Giancarlo, un aggettivo... Sono già irritato da quello che ho sentito prima. Allora, da Walter, capito? Allora, prima di rispondere a Walter, un aggettivo, una domanda difficile questa sera. Vai. Un aggettivo per ciascuno degli allenatori del Pescara quest'anno. Zeman, Epifani e Pillon. Allora, Zeman, diciamo, testardo, perché ha voluto fare un qualcosa che forse non gli riusciva, non gli riusciva con gli stessi elementi che aveva a suo tempo. Allora, per Epifani è un po' più difficile, perché lui, secondo me, ha voluto portare diciamo in questa esperienza la sua conoscenza di calcio, che però nel caso specifico aveva fatto secondo me una diagnosi sbagliata, perché lui pensava che i problemi del Pescara fossero nel reparto arretrato, mentre invece erano nel reparto avanzato, perché io l'ho sentito quando parlava, che diceva dobbiamo risolvere il problema difensivo, quando Zeman nelle ultime 10 partite aveva fatto 6 partite senza prendere gol. Quindi adesso sinceramente l'aggettivo non lo so, però vediamo. Invece per quanto riguarda Pillon, molto saggio, perché ha ricalcato le orme di Zeman, quello che aveva fatto. E infatti non sono assolutamente d'accordo con Walter, perché invece di dire che Zeman, che quando è andato via era a pochi punti, a 2 punti di playoff, ha fatto un miracolo e quindi adesso bisognerebbe rivalutarlo, postumo, nel senso che adesso che non c'è più bisognerebbe dire. Invece lui ha detto che Pillon ha trovato finalmente la squadra. Chiaramente Pillon è stato molto bravo a dare la mentalità alla squadra, perché io ho fatto molte interviste ai giocatori in queste settimane e tutti hanno detto adesso abbiamo capito. Adesso abbiamo capito. Certo, con Zeman non avevano capito, anche perché erano in una posizione ben diversa di classifica. Capisci? Perché nelle 9 partite senza Zeman sono stati fatti in totale 6 punti. Quindi è chiaro che nel momento in cui Zeman è andato via, il Pescara poteva aspirare ai play-off. E infatti lo diceva lo stesso presidente, lo diceva in maniera provocatoria verso l'allenatore. Però diceva, se non andiamo ai play-off è un fallimento. Invece adesso la salvezza sarà un trionfo, la salvezza che... Quindi non ho capito chi è che è stato bravo e non è stato bravo. Non... No, voglio dire, Pillon è stato bravissimo. Pillon è stato e bravissimo. Zeman però più bravo. Ma Zeman non si può disconoscere quello che ha fatto. Lui aveva fatto un miracolo con questa squadra, secondo me, perché era riuscito a far rendere al massimo una squadra che ovviamente non aveva le potenzialità per ripetere l'epopea di 6 anni fa. Questo non c'è dubbio, anche perché diciamo nelle squadre di Zeman quello che conta sono gli attaccanti, e questi attaccanti non hanno lo stesso calibro di quelli che ovviamente adesso sono tutti in nazionale, quindi di che vogliamo parlare? C'è Verratti, Insigne, Immobile, non è che possiamo paragonare. Quindi lui è stato testardo nel proseguire in questa linea, forse un po' diciamo estremo nel suo modo di lavorare, che è sempre lo stesso. Però se Pillon quando arriva ricalca le orme sue e rifà la stessa formazione che aveva fatto Zeman, evidentemente il meglio che poteva tirare fuori da questa squadra Zeman lo aveva già individuato. Bene, capito. Buonasera e ben arrivata per la prima volta, quindi benvenuta a Donatella Colunzi. Buonasera. Buonasera. Donatella è organizzatrice insieme al marito Luigi Abete, sì, della partita solidale dell'Adriatico, sì, che si svolgerà il 6 maggio allo Stadio Adriatico alle ore 17. Ne parleremo dopo. Sì, intanto certo. Quanto può essere importante che le donne tornino allo stadio, le tifose tornino allo stadio per questo finale di campionato, per dare
così un aiuto al Pescara. Ma guarda, io credo che comunque dall'inizio tutte, non solo le donne, ma tutti bisogna andare allo stadio, perché anche quando la società o la squadra è in difficoltà, i tifosi devono più supportare la squadra, quindi essere più vicini ai calciatori e non andare di meno allo stadio, perché magari le cose non sono più come 2 anni fa, quindi è più si è in difficoltà e più bisogna stare vicino alla squadra. Io credo questo, non me ne intendo molto di calcio, però credo che sia così, insomma. Grazie. E poi Davide Tagliente, buonasera, bentornato anche a te. Allora, grazie. Davide, tu rimpiangi Zema? Ma guarda, per Luigi Zeman il discorso è forse una via di mezzo tra quelli che vengono fatti. Zeman sicuramente insomma, ha lasciato il Pescara in una situazione di classifica che non era certo quella in cui si trova oggi. Sicuramente però, anche come dice Walter, non era riuscito probabilmente a trovare la quadratura del cerchio di questa squadra, che comunque si mostrava sempre incerta e non era probabilmente adatta a quello che era il suo gioco, rispetto al quale forse ha insistito, ma e lui è così, lui quello propone e quello fa. Io penso che il buco si sia creato con Epifani. Adesso non vorrei sembrare ingeneroso nei suoi confronti, però il buco di risultati che ci ha portato dove siamo oggi viene da lì. E qui mi ricollega a quello invece che diceva Giancarlo, dove probabilmente Epifani ha sbagliato il suo approccio, diciamo. Sì, la sua diagnosi, esatto, perché ha individuato il problema nella difesa quando non era il problema la difesa, soprattutto impostando una difesa a tre dove ci dovrebbero essere due terzini maggiormente di spinta, invece il Pescara ha due terzini che sono piuttosto invece difensivi, e quindi si finiva per giocare spesso con una difesa a 5, creando ancora di più problemi di sterilità offensiva, quando invece era quello il grosso problema che si era creato anche quando c'era lo stesso Zeman. E Pillon invece probabilmente ha trovato la quadratura del cerchio, ha dato equilibrio, ha dato quello che mancava fino ad oggi, e penso che se la scelta di Pillon fosse stata fatta prima probabilmente non ci saremmo trovati così. Però non voglio adesso buttare la colpa a Epifani, che probabilmente è arrivato anche in un momento molto delicato, ma lui insomma ha sempre fatto bene dove è andato e sicuramente continuerà a farlo. Probabilmente il momento delicato, i playoff che sembravano fossero un obiettivo minimo invece che stava sfumando, una squadra probabilmente rispetto alla quale forse non è riuscito anche ad avere il polso della situazione, perché comunque c'erano stati anche vari screzzi con giocatori che tutto sommato fino ad oggi negli anni sono stati sempre tranquilli, come anche Fornasier, che mai in questi anni aveva dato adito a problemi disciplinari, che invece con Epifani si sono mostrati. E quindi io penso che il buco di risultati in realtà venga da quelle partite, e adesso speriamo che Pillon riesca in qualche modo a risollevare, ma certamente di tutte queste partite un'impresa tra virgolette andrà fatta, ora o a Terni o nelle partite successive, un'impresa va fatta. Bene, sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici.
22:52 minuti in diretta dagli studi di Rete 8. Allora 388 12 44 688 per i messaggi tramite WhatsApp. Questa sera in redazione Pierluigi Tarquinio. Dunque tra poco daremo spazio anche a voi che ci scrivete da casa. Intanto inizierei con Walter ad esaminare, perché questo va fatto in questo momento, le ultime 5 partite. Allora, il Pescara giocherà a Terni con la Ternana, poi in casa con il Cesena, sono due scontri diretti, andrà a giocare a Novara, poi ancora in casa con l'Ascoli e infine chiuderà il campionato in Veneto a Venezia. Ecco, secondo te dove il Pescara dovrà cercare di limitare i danni e dove potrà tentare il colpaccio? Per quanto poi lo si potrà fare in ogni partita, è chiaro. Io 2 settimane fa, prima della battuta d'arresto a Vercelli, avevo fatto una mia personalissima tabella. 4 punti Vercelli-Spezia, 4 punti Cesena-Novara. Ascoli c'è prima. No, Ascoli c'è, no, prima dopo. C'è il Novara, poi c'è l'Ascoli martedì. L'ordine è quello. 4 più 4 fanno 8, poi fra Novara e Venezia ti potrebbe bastare un punto, meglio se 2. E ti salvi, è matematico, ti salvi. Certamente ti salvi se tu rispetti queste tabelle, non ci sono sconvolgimenti clamorosi che non mi aspetto, no? Tipo che qualcuna di queste dirette concorrenti faccia il filotto. Ma dal momento che tu hai 3 scontri diretti di fatto su 5 partite, se non 4 addirittura. Sì, perché anche il Novara. Anche il Novara si può considerare uno scontro diretto. Se tu non perdi in queste 4, è difficile che possa rischiare i play-out. Non parliamo degli ultimi 3 posti. Visto quello che è successo negli ultimi 2 mesi, non è che puoi pensare che sarà una passeggiata, ma secondo me è un'impresa possibilissima. A Vercelli 11 contro 11 sarei curioso di rigiocarla magari dopo il campionato per beneficenza, e sono convinto che Pillon non la perde lì. Forse era andato un po' troppo sicuro di o troppo determinato a far la sua la partita. A me la squadra sembrava fin troppo aggressiva come organizzazione, come assetto, come impostazione. Dopodiché ha toppato clamorosamente il primo quarto d'ora e si è fatto male da solo. Però insomma non si devono fare miracoli per salvarsi. Certamente, tanto per mettere un puntino sulle i, il Pescara ha la peggior difesa del campionato dopo la Ternana, che guarda caso andiamo a visitare, e con Zeman che faceva i miracoli, ricordo 3-0 al Frosinone, 3-3, 2-0 alla Sernitana, 2-2 vai a Perugia dove spacca il mondo, ne becchi 4, 3 rimonte clamorose con 2 o 3 gol di vantaggio subite. Voglio dire, a rimpiangere quel periodo, sì, è vero che stavi a 2 punti dei playoff, però le 5 partite successive, quelle dove ci stava il Parma, dove ci stava il Carpi, dove ci stava il Palermo, dove ci stava il Bari, Zeman se l'è risparmiata. E lo Zeman di Salerno, io guardo sui numeri che ci ha lasciato, no? E i numeri che ci e ha lo lasciato Zeman di Perugia o di Spezia all'andata o di Salerno aveva più chance, sì, di Epifani con il Bari e con il Parma e con il Palermo, appunto. Io non lo so, non è che sto affermando che Zeman le perdeva tutte, 37. Sto dicendo che quel Pescara lì le rimonte le subiva, con Pillon un paio di rimonte le ha fatte. 9. Allora, mentre Giancarlo sta facendo i suoi conteggi, il Pescara ha fatto 37 partite,
giusto, e c'ha 42 punti. Meno 6, 36. Quindi Zeman in 28 partite ha fatto 36 punti. Di che dobbiamo parlare? Non dobbiamo parlare di al altro. Paese mio. Perché tu ti ricordi soltanto le rimonte subite, però qui, le partite vinte. No, non perdonami. Ma poi c'è la classifica, cioè è un discorso stucchevole se lo andiamo a fare, perché ci stanno i punti, si vede. Allora, Pescara, quando è andato via Zeman era 2 punti dai playoff. Ok, perdonami. Adesso è 2 punti sopra i playout, perché ha vinto domenica, se no era dentro i playout. Perdonami, le statistiche si fanno e hanno un senso. Ecco, per valori omogenei. Per valori omogenei. Esatto. Allora, Oddo è arrivato a Udine, adesso per citare, per uscire da questa querella, no? Zeman, sì, Zeman. Perché Oddo, tu vuoi Oddo è arrivato a Udine, le prime 5 le ha vinte tutte. Sembrava un fenomeno. Le successive 11 le ha perse tutte. Io andrei a guardare anche gli avversari. Allora, quando ti dico le statistiche si fanno per valori omogenei, io prendo atto che Zeman ha spezzato le reni al Foggia, quello prima del mercato di riparazione. 5 gol all'andata, 1 al ritorno, 6 punti. Il Foggia, se avesse avuto 2 di quei 6 punti, adesso sarebbe già tranquillo in zona playoff. Ci sta, ci sta. E dopodiché, appena visto una squadra appena competitiva, le ha beccate. Che il Pescara di Zeman non fosse ammazza campionato, l'abbiamo sempre detto. Personalmente dicevo, quando c'era ancora Epifani, quando c'era ancora Benali, lapsus freudiano, quando c'era ancora Benali, ancora non vendevamo Zampano, eccetera, se fanno il massimo andiamo ai playoff. Poi a gennaio l'abbiamo indebolita la squadra, perché insomma, perdonatemi, ma quelli che sono arrivati purtroppo non mi paiono meglio. Dico, se fanno mezzo miracolo ci salviamo. Io adesso facciamo una polemica simpatica, perché io e lui stiamo insieme al direttivo Ussi e facciamo sempre la stessa cosa. Lui ha detto che Zeman si è risparmiato delle partite contro squadre forti, che sarebbero Parma e Carpi, mi sembra di aver capito. Vorrei chiedere a lui, Palermo, che andata in trasferta, cosa ha fatto il Pescara, certo, contro il Parma e contro il Carpi. Infatti all'andata si parlava che di... Che cosa ha fatto il Pescara? Infatti all'andata rischiava la panchina d'Aversa, non Zeman. Non ho capito. Poi d'Aversa ha affilato... Il Pescara all'andata, 1-0 in trasferta, che ha fatto? Due rapine del secolo, 1-0 e 1-0. E io gli avrei fatto volentieri il palo. Io in quei furti con destrezza avrei fatto volentieri il palo. Perché il calcio è fatto anche di furti con destrezza. Guarda, scusa, io a Parma c'ero, non c'è stato nessun furto. Partita giocata bene. Tu menti sapendo di mentire, no, è notorio. Che e che tu dici, risparmiamo partite contro le squadre con le quali aveva vinto sì, in trasferta. Sì, il Parma del girone di a maggior ritorno, ragione poteva vincere scusami, in casa. Scusa. Il Parma del girone di ritorno, facciamo un processo di intenzione. È parente di quello dell'andata. Processo il Foggia del girone di ritorno è parente di quello dell'andata. Il Foggia del girone di ritorno, il Pescara ci ha giocato la prima di ritorno. Ci ha giocato prima che finisse il mercato, per no, fortuna. No, ci ha giocato quando era finito il mercato. Scusate, posso intervenire? Vabbè, ma noi scherziamo. Posso intervenire in maniera un po' democristiana. Certo. Allora, ci dobbiamo convincere che l'allontanamento di Zeman sia stato benefico per il Pescara? No. È evidente. Ecco, bravo. Lo sanno tutti che è stato scelto un momento sbagliato e che comunque in quella condizione... L'unica cosa che sono d'accordo... Momento, a Cittadella Zeman, il Pescara non aveva giocato male, ma Zeman avrebbe dovuto a quel punto concludere il campionato, lo dicono e lo sanno tutti, probabilmente lo sa pure il presidente Sebastiani, però da qui a dire che quello era un Pescara convincente, Giancarlo, che il Pescara, guarda, lo è stato Luigi, forse nelle prime 5-6 giornate si vedeva qualcosa, anche se un po' in maniera altalenata. Io sto dicendo un'altra ma cosa, il Pescara è stato di una convincente. Noia, al di là dei risultati, di una esatto, noia non mortale, è mai stato convincente, mortale. Però visto quello che è successo dopo, ha estratto la migliore essenza da quel tipo di squadra, perché probabilmente la squadra da qualcuno è stata sopravvalutata. Beh, vabbè, in qui estate però, non da me, ti devo dire la verità, qui però carta torniamo canta, indietro, l'ho scritto che secondo me era sopravvalutata, torniamo indietro a tutti i ragionamenti, dopo, chi ha fatto la squadra, dove era Zeman, visto che era qua da febbraio del 2017, quindi non è che è arrivato
E l'hanno fatto scendere con l'elicottero i primi di settembre, si è fatto il ritiro. Certo, pensi al poi tempo. Ne abbiamo parlato in maniera diffusa perché è tutta chiaro, il tempo è anche stato galantuomo anche sulla vicenda Gantz, no? Gantz qua non ha avuto la chance, guardando quello che sta capitando adesso, le difficoltà che ha avuto anche ad Ascoli, si capisce che forse il ragazzo non era convincentissimo. Io avevo qualche dubbio, però mi resta un dubbio fortissimo. Se perfino, dico perfino con tutto il rispetto, Cappelluzzo, che sembrava dovesse andare via, ha avuto la sua partita e mezzo di chance, perché non l'abbia potuto avere solo Gantz in quel gruppo, resta un piccolo mistero. Io mi sono dato una risposta, ma siccome nessuno me la può certificare come vero, la risparmio in pubblico. Il problema però è che, guardando i dati oggettivi, il tempo ha dato ragione a Zeman, cioè quel ragazzo quest'anno non sembra in condizione di fare la differenza. Però è l'unico, perché fino all'ultima partita noi non sapevamo mai se Zeman aveva trovato la sua formazione. Walter, Zeman, famoso per giocare con 14 uomini un campionato, ne cambiava 8 a settimana. Ma infatti, mettiamola così, questo campionato, che era un campionato anonimo, ha avuto un po' di pepe nel finale, perché almeno adesso, se dovessimo, come penso, raggiungere la salvezza, sarà un trionfo, mentre prima... sarebbe stato tutto molto... Sì, finivamo nell'anonimato. Allora, pubblicità, poi torniamo in diretta. Bene, torniamo in diretta quando sono le 23:07. Allora, diamo spazio un attimo ai tifosi da casa, ai telespettatori, per vedere quali sono le loro opinioni anche su questa, diciamo, differenza di vedute tra Giancarlo Febbo e Walter Nerone. Allora, da casa... Buonasera a tutti, i giocatori non lottano in campo, il motivo: non sono adeguati alla categoria, purtroppo pensano a fare le notti con vari divertimenti, macchine di ultima moda. Come possono poi impegnarsi in campo? Non rendono. Beh, sembra che in questo momento la squadra stia unita e, diciamo, stia cercando di rendere. Comunque. Lui in giro di notte con le macchine, io non so neanche che macchine hanno. Andiamo avanti. Buonasera, sono Aldo Tirinnanzi. Vorrei fare una domanda al buon Walter, oramai oscurato dalla vivace brillantezza dell'ex sindaco Luigi. Si scherza. Non credi che Pettinari sprechi talmente tante energie da essere poco lucido in area di rigore? Grazie, alla prossima. È quello Walter. Che gli chiede il mister. Si vede che è quello che gli chiede il mister. Gioca, siccome con l'età ci siamo, gioca più alla Gaudenzi che alla Rebonato, per fare esempi storici, no? Però è quello che gli chiede il mister. Comunque, insomma, nelle ultime partite non è stato mai marginale, è stato direi uno dei protagonisti positivi del cambio di passo, poi cambio di passo relativo guardando la classifica, ma secondo me è una delle note liete. Se facesse pure qualche gol in più potremmo tornare a parlare nei termini in cui abbiamo parlato per 3 settimane all'inizio del campionato. Ancora da casa. Buonasera a voi tutti. Arrivati a questo punto bisogna buttare tutte le bandiere di parte. Chi è a favore del presidente e chi contro. Chi è a favore dell'allenatore e chi contro, eccetera, eccetera. E prendere la bandiera biancazzurra e tutti insieme andiamo a combattere per vincere la guerra. Poi, dopo salvati, si torna ognuno alla sua idea se nel frattempo non l'ha cambiata. Beh, questa considerazione di Remo però è giusta, ma un plauso al pubblico di Pescara, perché nella partita casalinga si è ritrovato il feeling con la squadra, ci sono già i preparativi per la delicatissima trasferta di dopodomani con una presenza consistente di tifosi. Un appello che abbiamo lanciato nelle ultime 2 o 3 settimane proprio da questi studi televisivi, di ritrovare la compattezza, di capire che la Serie B è un patrimonio per tutta la città e per tutto il mondo sportivo pescarese e abruzzese. L'importante è raggiungere la salvezza, poi si potrà discutere su chi ha sbagliato e chi è andato bene. Ancora? Pillon tipo, buon padre di famiglia. Purtroppo adesso ci sono pochissimi margini di errore, la lotta è serrata. Si spera di fare questi 6 punti sperando di non rimpiangere il tempo perso con la parentesi Epifani.
Per quello che è successo a Liverpool, a parti invertite, giocera il 3-0 a tavolino per la Roma. Mai come adesso la canzone di Alberto Fortis sui romani, vergogna. Juventino. Buonasera a tutti, una volta raggiunta la salvezza il mister Pillon rimarrà sulla panchina biancazzurra? Max da Cerratina. Allora questa domanda la vorrei fare a Mario, anche se so che vuole rispondere Giancarlo. No, io non lo so. No, ma io non rispondo. Come io sono uno scaramantico, penso che sarebbe importante raggiungere prima la salvezza e poi vedere che accade. Poi stavo facendo una riflessione fra me e me, Terni è stata la prima grossa trasferta che ho affrontato nel primo spareggio 77. Della prima Serie A di Cadere contro il Cagliari. Mi ricordo che non eravamo maggiorenni. E lui siamo coetanei. Sì, ma che siete vecchi anziani lo sappiamo. Sì, giocavamo a livelli bassissimi. Cioè, mentre Walter guardava noi giocavamo, Prego, lascio. Quindi non ti pronuncia ancora su Pillon. No, Pillon a me piace, devo dire la verità, un allenatore, un manager, come lo chiamano ormai in Inghilterra, un mister, come amo chiamarlo io, completamente diverso da Zeman, uno abituato a tirar fuori tutto ciò che c'è proprio nelle situazioni dai giocatori, proprio nelle situazioni critiche, come purtroppo oggi è quella che stiamo vivendo. Per cui io comunque sono fiducioso, però essendo pure uno scaramantico aspettiamo. Allora, ancora da casa, domanda per l'ex sindaco Albore Mascia: perché si parla di nuovo stadio, centro sportivo, quando non arrivano i risultati? Non potrebbe essere invece un progetto importante di tutti i giorni per la politica attuale pensare anche di riqualificare campi come Rampigna per fare il salto di qualità con i nostri ragazzi e ragazze? In caso di salvezza verrà confermato Pillon? Complimenti per la trasmissione. Beh, grazie allora. Per la domanda, bisognerebbe fare un'altra trasmissione per rispondere a tutto. E sul nuovo stadio, tengo a precisare una cosa, perché poi le considerazioni sono riduttive viste dagli sportivi, nel senso che quello che viene in qualche modo ipotizzato, poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, non è soltanto la realizzazione del nuovo stadio, ma in realtà è un intervento molto ampio che comporta la riqualificazione di un'intera zona, parte a verde, parte in questo momento anche... Contesto il termine riqualificazione. Lì in effetti non c'è nemmeno uno da riqualificare. Riqualifica un quartiere degradato. Sì, hai ragione. Lì c'è una pineta. C'è un'area verde. Di alberi. Per cui, da un punto di vista ambientale può essere anche impattante questo tipo di intervento. Non sentivo però, la necessità dall'altra di parte, però dall'altra parte c'è la risoluzione di una serie di problemi nella parte sud di Pescara, dove c'è un certo degrado e non c'è soltanto Ma Luigi, la domanda è verde. Meglio lo stadio o meglio altre strutture più semplici, più utili? Allora, leggo l'amarezza del momento anche in questa considerazione, perché adesso a Pescara, magari all'inizio della stagione, quando si avevano ancora molte aspettative, un ragionamento del genere sul nuovo stadio, questo ragionamento avrebbe avuto molti molti più tifosi. In questo momento, con la squadra in difficoltà, molti dicono: ma che cosa serve? Anzi, anche negli stessi ambienti politici ho sentito dire: ma ormai siamo sul baratro della Serie C. Ma è chiaro che idee di questo genere sono idee che vanno viste per il futuro, per i prossimi 20, 30, 50 anni addirittura. Ci si augura che il Pescara non sia sempre lì a lottare con la Ternana o col Cesena e che magari possa avere anche palcoscenici diversi. E certo, dall'altra parte, risorse di questo genere potrebbero essere utilizzate per migliorare strutture esistenti. Il Rampigna è un campo storico di Pescara e mi piange il cuore pensare che non sia utilizzato nel miglior modo possibile. Ma basti pensare a quello che ha fatto il Torino Calcio con il Philadelphia. Adesso è un centro sportivo per i piccoli amici, per i pulcini, per i giovanissimi, fino agli esordienti dell'FC Torino. E credo che la disseminazione sul territorio di impianti sportivi sia comunque un aspetto
fondamentale e con cui noi ci dovremmo confrontare. Sto parlando più che altro con te, Luigi. Dicevo noi rappresentanti temporanei delle istituzioni. E basti vedere ciò che è stato fatto in Islanda, che l'Islanda non è un i risultati che la nazionale ha avuto, un movimento, non è un caso, non è un caso. Sì. Lì hanno puntato con un piano pluriennale per motivazioni per lo più sociali, di tenuta del collante di quella comunità non numerosissima, e che poi invece è sfociata, nonostante la densità estremamente bassa, in un movimento calcistico che comunque ha portato alla ribalta una realtà che era fino a poc'anzi sconosciuta e che noi conoscevamo più che altro per Bjarnason e per quello che è accaduto poi sul gruppo Facebook. Esatto, sì. Allora, a questo punto abbiamo parlato dello Stadio Adriatico, e lo Stadio Adriatico, neanche a farlo apposta, sarà il teatro, tra virgolette, di una partita di solidarietà, quindi di beneficenza. Ecco, vedete qui la locandina, la partita solidale dell'Adriatico, 6 maggio ore 17 allo Stadio Adriatico. Ci sarà la conduzione di Mila Cantagallo con Fabio di Striscia la Notizia a bordo campo. Allora, Donatella, tu che hai organizzato questa manifestazione, sì, innanzitutto è per beneficenza, e quindi è una, certo, cosa bellissima, sì, una cosa benefica. Principale, si pagano 5 euro, sì, che sono pochissime, diretto, per, sì, dare sicuramente un aiuto, certo, a chi ne ha bisogno. Ma diciamo anche quali sono gli ospiti, tra virgolette, coloro i quali giocheranno per la, sì, beneficenza. Ne dico qualcuno io, perché certo, sono Lulu Oliveira, sì, Mauro Esposito, Emanuele Pesoli, questo nella squadra di Armonia, che è l'associazione. Diego Maradona Junior, sì, poi alcuni cantanti come, sì, Ricky Gio, Piero Mazzocchetti, che tutti, sì, conoscono, e poi dall'altra parte nella squadra All Stars Giovanni Galeone, che sarà l'allenatore, sì, della squadra, poi Colonnello, Gelsi, sì, Cammarata, ex giocatori, sì, del Pescara, Marcheggiani, lo stesso presidente Sebastiani, sì, sì, probabilmente ci saranno anche Mutu e Frey, insomma, sì, di tutto di più, sì, complimenti. Sì. Anche giocherà anche il SAP di Roma, la Polizia di Stato di Roma, faranno una squadra e verranno a giocare, faremo una triangolare quest'anno. Ecco, non so se possiamo vedere intanto le immagini, sì, dell'ultima edizione, intanto, sì, ecco, si può dire un attimino per quanto riguarda la beneficenza, come si svolge la cosa, che penso che sia la cosa più importante. Allora, noi, questa è la seconda edizione, l'anno scorso c'è stata la partita, era la partita del cuore, e abbiamo aiutato una popolazione di Amatrice, abbiamo fatto un bel gruzzoletto che poi abbiamo mandato di Amatrice. Quest'anno invece per la lotta a distrofia muscolare della WILM e i diversamente abili, come il presidente di Gianna Cambrone, abbiamo deciso di aiutare queste due associazioni, che sono quelle che al momento abbiamo visto che hanno più bisogno, che hanno bisogno di soldi, di essere finanziati per acquistare un furgone per portare questi ragazzi. Quindi sono venuti da me e mi hanno chiesto questa cosa, io l'ho accettata volentieri, comunque a dargli una mano mi fa molto piacere questa cosa. E avremo parecchi personaggi quest'anno, come hai accennato anche tu prima, verrà anche Ricky Gio, che praticamente, forse uno dice Ricky Gio, non sa chi è, ma è con gli, che praticamente è il cantante, baila come il Papu, con gli autogol, saranno presenti allo stadio, apriranno anche loro la partita. E quindi io sono felicissima, dico a tutti, venite allo stadio per una causa importante, uniamo la città in queste cose. Comunque, allora, sì. Donatella, vediamo se qualcun altro ci dirà le stesse cose, venite allo stadio. Abbiamo un noto personaggio che sarà presente all'Adriatico, è Lulu Oliveira. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, qual è l'appello che facciamo per questa partita del cuore, Oliveira? Ma diciamo che l'appello importante è che la gente, i tifosi, la gente deve venire a campo a sostenere questa situazione, che è veramente importante. Speriamo che questa gente possa dare un contributo in massa, perché questa associazione ha bisogno di questa gente. Allora, Oliveira non lo dobbiamo presentare a nessuno, perché ha giocato nel Cagliari, nella Fiorentina, nel Bologna, nel Catania, Foggia, Venezia, e tante squadre.
Se Oliveira, hai seguito il Pescara in questo campionato, che idea ti sei fatto di questo campionato? Se possiamo... Diciamo che Pescara in questo momento è una squadra alta e bassa, abbiamo una squadra che può lottare per un traguardo importante come la Serie A. È una squadra che allenatore Zemano, che è un allenatore che mi è sempre piaciuto come allena nella sua squadra, ma dal mio punto di vista c'è un solo grande difetto, è una squadra che prende tantissimo gol. E questo speriamo che Pescara possa più presto possibile uscire da questo momento delicato che non è assolutamente facile. Giancarlo Febbo del Corriere dello Sport voleva farti una domanda. Buonasera, io volevo per farle una domanda riguardante le nostre squadre italiane in Champions, perché lei ha giocato tanto in Italia, quindi volevo sapere che cosa ne pensava di queste apparizioni delle squadre che comunque hanno fatto, per esempio nel turno scorso, due partite brutte all'andata, poi una grande rimonta riuscita a metà e adesso la Roma che comunque ha ripetuto un po' gli stessi errori. Volevo sapere se è una questione di mentalità più che di tecnica. Ma diciamo che la mentalità, soprattutto della partita della Roma che ho visto in diretta, è stato molto mediocre, perché un allenatore come Di Francesco, dal mio punto di vista, ha visto anche come gioca il Liverpool, hanno un attaccante davanti veramente veloce, dal mio punto di vista non si poteva permettere di giocare con tre uomini dietro, perché tre uomini dietro non c'è mai la copertura quando gioca con tre attaccanti, sono uno contro uno, quello che è capitato con Salah, che è un giocatore era già importante nel nostro calcio italiano, è diventato ancora più importante nel calcio inglese, a dimostrare tutte le sue classi e tutte le sue fortissime. Dal mio punto di vista questo è stato il grande errore della Roma, giocando con tre uomini dietro, soprattutto fuori casa. Bene, allora diamo appuntamento quindi al 6 maggio allo Stadio Adriatico. Ciao. E non mancate, non mancate, perché è una cosa importantissima. Aspettiamo tutti quanti. Grazie, ciao. Grazie, grazie Oliveira, grazie di essere intervenuto in questa trasmissione. Ora pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta. 23:27 minuti, di nuovo in diretta, quindi dopo l'intervento di Oliveira e abbiamo parlato della partita di solidarietà, la partita solidale dell'Adriatico, 6 maggio ore 17, andate tutti e contribuite alla beneficenza. Bene, a questo punto torniamo un po' a parlare di quella che sarà la partita di Terni, partita molto difficile, è un giocatore fondamentale per il Pescara in questo momento che tutti si auspicano torni a segnare molto in questo finale di campionato, è Pettinari. Ascoltiamo. Sì, assolutamente, la Ternana forse è una delle squadre più in forma del campionato. Dovremmo andare lì a fare una grande battaglia, perché appunto è uno scontro diretto e non possiamo sbagliare. Che lì, appena hanno cambiato il mister, non sono cambiate subito le cose, ci hanno messo un po' di tempo a carburare, ma nelle ultime stanno facendo veramente grandi cose. Poi hanno appena vinto il derby, che è molto sentito da quelle parti, e tra l'altro in rimonta, quindi vuol dire che è una squadra in salute e sarà veramente dura. Ah, io l'ho già detto altre volte, il mister ci ha dato una scossa, ha toccato i punti giusti e sin dalla prima partita col Palermo siamo andati lì a fare una grande prestazione, poi anche con il Bari abbiamo fatto bene e poi finalmente è arrivata questa vittoria, quindi sicuramente sono cambiate le cose per la squadra e di conseguenza anche per me. Ah, sicuramente hanno visto un atteggiamento da parte della squadra molto più propositivo. E penso sia sotto gli occhi di tutti, poi non è un caso che siano arrivati anche due risultati molto positivi, quindi siamo stati bravi noi a trascinare il pubblico e anche loro a sostenerci per tutta la partita. Lo dice il calendario, che sarà veramente una battaglia, ovviamente vincendo gli scontri diretti non dico che vale come una doppia vittoria, ma quasi, perché tu sali in classifica e fermi una diretta concorrente, quindi saranno importantissime le partite in casa da sfruttare e anche in quelle fuori ovviamente è importante cercare di non perdere punti. Sì, assolutamente, è stata una salvezza, diciamo, con una rincorsa incredibile, perché nelle ultime 11 partite abbiamo fatto 27 punti e poi abbiamo incontrato nella penultima, sì, era la Spal prima in classifica
siamo andati anche sotto, poi ho fatto due gol e siamo andati poi a vincere l'ultima partita ad Ascoli, quindi bei ricordi e una salvezza raggiunta all'ultimo. No, non c'è un segreto, perché comunque, anche se c'è, non lo conosco io, e ovviamente non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento e dobbiamo essere tutti uniti e niente, cercare di fare una grande partita e una grande prestazione, ce la possiamo fare secondo me. Allora, queste le parole di Pettinari, allora andiamo questa volta a Terni per ascoltare dalla voce del collega Massimo Minciarelli cosa si aspetta la Ternana per questa partita a casalinga con il Pescara. A te Massimo, buonasera. Ecco, benissimo, allora attendiamo perché abbiamo perso la linea, qualche secondo. Intanto Davide, partita veramente difficile, il Pescara ha due risultati su tre. Ma sì, insomma, sicuramente è fondamentale non perdere, perché altrimenti non solo saremo sicuramente invischiati nella zona play-out, cioè entrandoci dentro a pieno titolo, ma rilanceremmo anche le ambizioni della penultima in classifica, quindi veramente poi i giochi si farebbero molto 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 complicati, quindi fondamentale non perdere e certamente un strappare i tre punti sarebbe l'ideale, perché a quel punto sì che invece stroncheremmo le ambizioni di salvezza della Ternana e noi probabilmente faremmo un bel passo in avanti verso la salvezza diretta, che mi pare insomma l'obiettivo minimo da raggiungere. Allora Massimo, buonasera. Buonasera a te e a chi ci ascolta. Allora Massimo, abbiamo ascoltato prima le parole di Stefano Pettinari, che tutti aspettano in questo finale di campionato per tornare a essere quello che è stato nella prima parte del torneo. Voi lo conoscete bene, ecco, quali sono, ovviamente sappiamo le ambizioni della Ternana, che vuole vincere assolutamente, anzi deve vincere assolutamente questa partita, dall'altra parte ci sarà un Pescara che ha due risultati su tre. Che partita sarà? Sarà una partita bellissima, tra due squadre che fanno gioco, fluggono gol, prendono gol in abbondanza, prima del Ternana del Pescara, fanno spettacolo comunque. Certo è che la Ternana di questi ultimi tempi, delle ultime cinque partite, è sicuramente una squadra letteralmente trasformata da Gigi De Canio, il quale ha trovato la quadratura del cerchio e sta tirando fuori veramente tutto quello che è possibile, anche di più, da una truppa allestita in maniera un po' estemporanea dalla proprietaria, dall'Unicosano, ma che invece si sta rivelando all'altezza della situazione. Fuori discussione che la Ternana in questo momento sia la squadra più in forma del campionato insieme all'Empoli, lo dimostrano i risultati, lo dimostra la straordinaria vittoria di domenica scorsa nel derby a Perugia, dove tra l'altro la Ternana non vinceva da 27 anni, passata sotto di due reti, complici i soliti errori difensivi dei singoli, cui De Canio sta cercando di mettere in qualche maniera rimedio. C'è stata una rimonta, un recupero straordinario grazie anche alle reti di quel giocatore Adriano Montalto, ha detto il tagliagole, che è giunto addirittura a quota 20. Purtroppo però la tegola di oggi pomeriggio è uscito anzitempo dal campo, dall'allenamento, Adriano Montalto, per un problema di una caviglia che ne mette fortemente in dubbio la presenza sabato prossimo nella partita con il Pescara. Un grosso guaio per la Ternana, ripeto, Montalto ha fatto 20 reti, è l'ariete dell'attacco rosso-verde, e perderlo rappresenta sicuramente un handicap importante, anche se potrebbe essere la volta buona di Piovaccari, che fino a questo momento non è che abbia fatto vedere cose straordinarie, però in ogni caso è pur sempre un giocatore di spicco, un giocatore che ha un palmarès senz'altro importante. A parte questa tegola, ripeto, indubbiamente pesante, c'è però una squadra che informa, una squadra che corre tantissimo, una squadra vogliosa, e soprattutto ci sarà un pubblico entusiasta che già posso indicare intorno alle 10.000 unità, complice anche, chiedo scusa, complice anche il biglietto a un euro che la società ha deciso di proporre anche questa volta per favorire il maggior afflusso di pubblico possibile. C'è molto entusiasmo a Terni, è fuori di ogni tipo di discussione, ma c'è anche la consapevolezza che la classifica è quella che è, la squadra penultima, che è vero che ha ottenuto 10 punti nel corso delle ultime 4 partite, che ha segnato 15 gol battendo formazioni del calibro appunto di Cittadella, Novara, da ultimo domenica scorsa il Perugia, ma che ha perso troppo tempo
in precedenza, complici anche delle scelte da parte della società assolutamente sbagliate, tipo l'aver affidato la compagine a un allenatore estemporaneo, pittoresco, quasi un attore più che un tecnico di cose calcistiche, quel Sandro Pochesci, più bravo a fare le sparate in televisione che non a condurre una squadra in un campionato tosto come quello di Serie B. È stato posto rimedio probabilmente in ritardo, anche se ci si augura insomma di riacciuffare in estremis quantomeno la possibilità di arrivare ai play-out, però l'impresa è ardua, nessuno se lo nasconde, però ribadisco, in questo momento mi sembra di poter dire, numeri alla mano, che effettivamente la Ternana sia una squadra estremamente difficile da affrontare. L'ambiente è quello giusto, il pubblico ci sarà, il clima è incandescente come è sempre stato comunque in occasione dei quasi derby con il Pescara, partite sempre affascinanti, per non dimenticarci per esempio l'ultimo confronto, quello disputato allo stadio di Pescara, finito con quel rocambolesco 3-3. Quindi è una partita tutta da gustarsi, è chiaro che qui a Terni si spera di incamerare l'ennesima vittoria che possa essere foriera di favorevoli auspici per i futuri incontri, non sarà facile perché c'è rispetto per la squadra di Beppe Pillon. È una squadra forte sotto molti punti di vista, qualche lacuna difensiva viene bilanciata da un attacco sicuramente importante, per concludere l'intervento, dove c'è quel Pettinari dello scorso anno ci ha regalato veramente delle bellissime soddisfazioni nel finale che poi permise alla Ternana all'ultimo tuffo di agganciare la salvezza con Fabio Liverani in panchina. Credo che questo possa essere un quadro più che esaustivo, se sei d'accordo, altrimenti sono a disposizione per qualche quesito. Grazie, grazie Massimo, sei stato perfetto, ci hai detto un po' tutto di come si prospetta la partita in casa della Ternana. Ecco, vedremo come andrà a finire tra due squadre che chiaramente devono fare entrambe risultato. È fuori di ogni tipo di discussione. Una cosa serata, è certa, grazie. Una cosa è certa, concludo, sarà una bella partita. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Speriamo tutti che sarà una bella partita, perché tra l'altro sono due squadre che quando vogliono cercano di giocare. Allora, Walter, come il Pescara potrà affrontare questa partita? Perché è chiaro che la Ternana dovrà cercare di segnare, dovrà cercare di vincere. Il Pescara secondo te dovrà essere attendista o dovrà subito incominciare a mantenere palla e a proporsi in avanti? Ma oddio, Pillon non è che aspetti molto l'avversario. Credo che per quello che vale la Ternana adesso, per quel poco che ho visto, ovviamente in immagini, ma soprattutto sentito nelle ultime prestazioni, questa è una squadra che ha tenuto testa a Perugia, ha massacrato Cittadella, ha tenuto testa al Frosinone. Nelle ultime 4-5 settimane, come diceva giustamente il collega, credo che sia la squadra più in forma, non la considero una squadra granché forte, anche con De Cagno ha seri problemi di tenuta difensiva. De Cagno fa un 3-4-1-2 che spesso in realtà diciamo si schiaccia in fase di difensiva e diventa più un 3-5-2 se non un 5-3-2. Comunque diciamo, se ha un punto debole la Ternana, torniamo un po' a quello che si diceva del Pescara all'inizio, è là dietro. Di gol ne ha presi molti e ne continua a prendere anche adesso. Ha trovato quest'uomo, ha riscoperto questo Montalto da, diciamo così, bomber di stagione, che in qualche modo ha ricreato, non dico le certezze, ma almeno le speranze di una salvezza che avrebbe del clamoroso. Pescara sbaglierebbe ad aspettarlo, perché questi in area quando ci arrivano sono pericolosi, perché è vero che sono la peggior difesa col Pescara, no? Dopo peggio anche del Pescara. Però è anche vero che hanno un attacco che ha 58 gol, se ricordo bene, che può competere con le prime della classe. Quindi se li fai venire vicino alla porta, prima o poi ti fanno male. Prima o poi ti fanno male. Come affrontarle? Secondo me il modo come ha affrontato il Palermo, per esempio,
il Bari o il, anche l'ultima, anche lo Spezia può andare bene. Io ho qualche perplessità, dopo aver visto ormai adesso diverse partite di Pillon, sulla utilizzazione di Falco, che ho capito che al mister piace, che però sotto certi profili ripropone dubbi o perplessità di natura fisica, atletica. Infatti penso che non sia disponibile. Sì, no, lo so che non è disponibile, però lui un uomo di quel tipo lo vuole, sì. E un'alternativa potrebbe essere il sempre discusso Capone, perché lui un uomo di quel tipo lo vuole, perché vuole uno che possa avere il guizzo, che inventa qualcosa. Ecco, lì potrebbe essere la mossa vincente, anche non vincente, perché potrebbe essere l'uomo, se sbagli quell'uomo lì, regali un uomo all'avversario. Vediamo se ci sono altri messaggi da casa, qualche altra considerazione. Ecco, da qui: buonasera a tutti, basta con Zeman che non ne possiamo più, che ha già fatto troppi danni con i calciatori fatti scappare. Forza Pescara e uniamoci tutti insieme. Caro Giancarlo. Il signor Pillon ha messo l'esperienza facendo diventare squadra un mix di ragazzi con umiltà e correndo insieme a loro, mentre Zeman non legava con questi ragazzi, dando importanza ai battibecchi con il presidente, riconoscendo che qualche punto lo faceva. Ma infatti adesso ho capito perché durante la pubblicità Walter faceva i messaggi, io pensavo a chi stava andando questi messaggi, mi stava mandando qui. Ecco, adesso ho capito. Però mi sembra che siano tutti d'accordo con Walter. Certo, andiamo... se li fa lui, vedi che non ce la firma. Andiamo avanti, vediamo se ce n'è qualcuno a tuo favore. Sono d'accordo con Walter Nerone, vedi? Però non li fa lui, perché vedi, ha scritto Walter in modo non giusto, quindi... Allora, questo è un depistaggio. È un depistaggio. Allora, sono d'accordo con Walter Nerone, vediamo il messaggio. E Zeman ha clamorosamente fallito in questa stagione, meritava di perdere qualche partita che con molta fortuna ha vinto per 1-0. Non ha mai schierato la stessa formazione, snobbando giocatori bravi e costringendoli ad andare via. Solo il dottor Febbo, illuminato dal pensiero filo zemaniano di Oscar Buonamano, lo difende strenuamente. Gianni, ma è sicuro che Buonamano ha illuminato me, oppure sono stato io a illuminare Buonamano? Questo è un bel dilemma. Questo è un bel dilemma. Credo che Oscar lo troverai davanti alla porta, scioglierai il dubbio subito. Ancora da casa. Che ne pensate di quello che è accaduto a Liverpool? Il calcio merita di scomparire. Esagerato. Non deve meritare. No, ma non si riferisce al risultato, all'incidente. Certo, ma ma non è calcio. Quello che è successo a Liverpool, diciamo, potremmo dire che non è calcio. Il problema è che quelli stavano là come con i gruppi di tifosi organizzati, a quanto pare sono parte e organica di gruppi di tifosi organizzati, e allora mi viene in mente che quando si è cominciato a dire che bisogna disgregare il tifo organizzato, qualche volta si dice una cosa sensata, perché in Inghilterra disgregando gli organizzati hanno anche ridotto di molto le porcherie di questo genere, le vigliaccate. Poi, come stavo leggendo, attaccano che fanno in Inghilterra poca prevenzione e molta repressione. Certo. Loro sono abituati che tu sotto allo stadio fa, poi, cioè vai, ti lasciano libero prima. Però se ti beccano che fai qualcosa di male, dopodiché ti puniscono ferocemente. Camere di sicurezza sotto lo poca stadio. Poca prevenzione. Invece in Italia, perché martedì si ripropone il problema. Quando arriveranno 5.000. Mercoledì, quando arriveranno 5.000. Loro il servizio d'ordine di Roma farà molta prevenzione. Andrebbe fatto l'uno e l'altro. Pubblicità, torneremo fra poco. Bene, torniamo in diretta. Ancora messaggi da casa, considerazioni da parte dei nostri telespettatori. Vediamole. Allora, dove si possono comprare i biglietti per la partita solidale? Complimenti per questa bella iniziativa. Donatella. I biglietti si possono acquistare sia online, Ciao Tickets, oppure andare, tipo domenica ci sarà uno stand a Piazza Salotto dove noi con i nostri volontari venderemo anche biglietti e tanti altri punti vendita dei tabaccai dove c'è Ciao Tickets, anche si possono acquistare lì.
e questi punti vendita potete comprare i biglietti. La vendita è già iniziata? La vendita è già iniziata, sì, 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 parliamo già, siamo già intorno ai 3.000 biglietti venduti. Quindi un buon risultato. Sì, sì. Vabbè, l'anno scorso abbiamo raggiunto 8.000 biglietti. Ci auguriamo, appunto, speriamo, guarda, che tutto sta nella città di Pescara di appoggiarci in questa iniziativa, perché io credo che quando vengono fatte nelle nostre città queste partite solidali bisogna partecipare, perché uno per la città, perché comunque è una manifestazione calcistica e anche comunque di spettacolo, e anche portare onore alla nostra città e anche comunque fare beneficenza per questi ragazzi che veramente ne hanno bisogno. Ma poi per queste cose qua uno può comprare il biglietto anche se non ci può andare. Certo. Non beh, oddio, noi sprecati. Guarda, noi è cioè, bello sicuramente starci. È bello comunque vedere una bella tribuna starci. Piena anche per chi viene da fuori, perché c'è tanta gente come Lulu, viene da Cagliari, come altri personaggi, che comunque chi viene da Torino, chi viene da Milano, quindi è anche bello comunque avere una bella platea da far, cioè comunque da gente che viene allo stadio. Febbro, di biglietti ne compra quattro. Io penso che anche tu stasera, appena finisce la trasmissione, potrai acquistare qualche biglietto. Noi l'acquisteremo sicuramente. Io comunque ve lo auguro che tutti vengano allo stadio, perché ripeto come prima, questi ragazzi hanno veramente bisogno. E poi comunque anche per tutti i calciatori diamo questa come si può dire, cioè comunque è anche bello che anche loro abbiano la ribalta allo una stadio vetrina. È giustissimo. Altri messaggi da casa: i biglietti per i tifosi della Ternana sabato costeranno solo 1 euro, per noi invece fino all'ultima partita in casa dovremmo pagare prezzo pieno, non è giusto. Vabbè, e questa è una scelta che Presidente ha fatto la Ternana. Presidente della Ternana è ricco, e quindi Sebastiani possiamo solo dire al Presidente che c'è questa considerazione. No, i prezzi per la partita col Cesena, se non sbaglio, sono già ufficiali. Credo, ma non credo che il Pescara lo farà, sarebbe stato però bello credo farlo. Che siano stati calmierati alcuni settori, adesso non vorrei dire in precisione, però alcuni settori sono stati calmierati. Però non c'è una promozione. Però non c'è una promozione tipo quella di Terni, è una scelta della società che personalmente a questo punto della stagione non condivido, perché come giustamente si diceva, a questo punto bisogna pensarle tutte, provarle tutte. Però anche altri per la partita messaggi. Con l'Ascoli eventualmente. Se non dovessimo fare risultato a Terni, meritiamo di retrocedere. Beh, insomma, non esageriamo. I merito e i demeriti si vedono nell'arco di una annata e non solo per una partita vinta o persa. Tutti allo stadio per la partita solidale. Grazie, grazie. Gigi De Canio, grande allenatore, perché non abbiamo provato a prenderlo? Allora, questa domanda andrebbe fatta a Sebastiani, siccome sì, Sebastiani però, Febbo, non c'è, luogo, penso che Walter se sia chiedi indicato a Febbo rispondere. È come parlare con Sebastiani. No, sera. Io penso che sia per te. Comunque Gigi De Canio tu a Pillone ci avevi pensato? Ti devo dire la verità, sinceramente sì. Io sinceramente no. Ci ho pensato? Perché seguendo per il giornale anche l'Ascoli, Pillon ha fatto miracolo ad Ascoli. È stato uno dei due miracoli della sua carriera. Quindi è uno di quelli che vale la pena. Gigi De Canio è molto amico del presidente Sebastiani. È stato più volte sul punto di arrivare qui. Però poi, vabbè, per vari motivi non c'è mai... Ce n'è uno principale, ma non lo diciamo. Tu lo sai, io non lo so. Lo sanno tutti. Allora, lo sanno un po' tutti. Altri messaggi, ma il signor Candeloro che si voleva comprare il Pescara, che fine ha fatto? Sta a fare la filiera, no? Sì, a parte questo, io diciamo non lo che, so perché non, diciamo non lo conosco, che la trattativa si è un po' arenata, dopodiché sono usciti i cinesi, veri o falsi che siano, perché qualcuno dice anche che si tratta di un qualcosa per sviare un attimino questo finale di campionato, per diciamo proteggere la squadra. Il presidente sta di fatto comunque che in questo momento forse è bene che non si parli di acquirenti proprio in questo momento, che Pescara deve conquistare la salvezza. Ancora da casa, no, mi dicono che siamo quasi in chiusura, allora facciamo un giro finale con Davide Tagliente. Allora Davide,
partita importantissima, come dicevi prima, l'importante è non perdere. Beh, questo assolutamente. Ci aspettiamo, penso, parecchi gol a questo punto, viste le difese, i gol che hanno subito. A questo punto ci dovremmo aspettare una partita ricca di emozioni. Terni non è uno stadio storicamente favorevole a Pescara, però io penso che lo spirito e la voglia, la determinazione che la squadra comunque sta mostrando in queste giornate possa essere di buon auspicio per riportare a casa comunque un risultato positivo e poi cercare di fare il risultato pieno a Cesena. Ma non è detto comunque neanche che non si riesca a fare un risultato pieno anche a Terni. Anche se la Ternana poi abbastanza tranquilli. Viene da un risultato clamoroso a Perugia, questo no, che peraltro per loro è un derby, quindi vola sulle abbastanza. Pure loro volevano fare 4 punti in 2 partite, Perugia e Pescara. 3 l'hanno fatto. E quindi a questo punto ci accontentiamo di un pareggio anche noi. Donatella, un pareggio potrebbe soddisfare? Pescara? No, deve vincere assolutamente, nessun pareggio. Pareggio ci va bene, però è meglio che vinca il Pescara. Bene. Giancarlo, guarda, io penso, dal punto di vista tecnico, innanzitutto, come ha detto il collega, c'è questo infortunio di Montalto, che sarebbe una buona notizia per noi, anche perché non dimentichiamo che il Pescara ha un'emergenza quasi totale in difesa, perché oltre alla squalifica di Coda, Fornasier pure si è infortunato. Quindi il Pescara c'è gli uomini contati in difesa. Io, analizzando questa partita, penso che si deciderà molto da un punto di vista tattico, perché la Ternana gioca col 3-4-1-2, come diceva Walter. Ovviamente contro un tridente non esiste una vera difesa a tre, perché se tu schieri tre punte loro non possono stare a tre. Però il 3-4-1-2 è più difficile per loro del 3-5-2, perché quando fai il 3-5 basta che fai scivolare indietro i terzini e ti coprono la fascia. Qui invece c'è anche uno spostamento diverso nello scalare la marcatura, perché a seconda di dove si trova la palla si abbassa un esterno alto, però deve scivolare all'indietro tutta la difesa, cioè lateralmente, non all'indietro. Quindi io penso che il Pescara non deve attendere la Ternana, deve giocare alto possibilmente. Io penso che Falco non sarà pronto, quindi dovrebbe giocare. Mancuso gioca molto meglio a sinistra, però immagino che sarà costretto a giocare a destra con Capone a sinistra. Molto dipenderà. Non pensi a Baez, tu invece di Baez, che secondo me pure lui non è maturo, però è più dinamico. Potrebbe più giocare Baez, ma è chiaro che poi la partita si giocherà a centrocampo, perché la Ternana di fatto, con gli esterni, se si dovessero abbassare, cioè due centrocampisti, uno dei quali tra l'altro è di Pescara, Paolucci, sì. Mentre il problema, tra virgolette, è quello che la Ternana gioca col trequartista, e quindi il nostro Brugman, il regista davanti alla difesa, si troverà, diciamo, a stretto contatto col dirimpettaio, che poi è tremolata, è comunque uno molto insidioso, molto pericoloso. Io tira pure da fuori. Sono convintissimo che i due allenatori sono 120 anni in due, sanno tutto da un punto di vista tecnico-tattico, sono preparatissimi. Io spero che si possa ottenere, perché un pareggio per noi sarebbe oro colato, sinceramente, da un punto di vista numerico. Poi è chiaro che ci sta la tradizione che la squadra che vince in trasferta in Serie B soffre in casa. Generalmente la domenica successiva perde in casa, poi loro hanno vinto pure il derby, poi ci sta anche questo fatto delle rincorse. Pure l'Ascoli qualche settimana fa aveva fatto 10 punti in 4 partite, ma poi le rincorse si pagano, poi ne ha perse 2 di seguito. Capisci? Perché non è così semplice, perché sennò uno dorme fino a marzo, poi da marzo le vince tutte. Non è così, dopo le rincorse si pagano. Io sono abbastanza fiducioso, fermo restando che è una partita fondamentale per il cammino. Ma noi siamo tutti più tranquilli. Saranno dopo tutte la vittoria, tutte difficili, molto più molto più tranquilli dopo la vittoria sullo Spezia. Però chiaramente questo è uno scontro diretto importante. Mario, il collega Minciarelli da Perugia parlava di una Ternana che sta vivendo un momento spettacolare, 10.000 persone allo stadio, che non sono poche,
Quindi l'ambiente sarà importante e purtroppo da questo punto di vista sarà uno stadio veramente di fuoco. Sì, che può avere anche il rovescio della medaglia, almeno io me lo auguro. Io conosco diversi giocatori che in queste situazioni riuscivano a tirare meglio di quello che avevano in corpo, perché evidentemente avevano una sorta di reazione quantomeno uguale e contraria a quella di chi gli si opponeva, insomma. Per cui io pronostici non ne faccio, un po' perché sono scaramantico, un po' perché quando c'era il Totocalcio, sta con il Totocalcio, ma non l'ho perso di vista, insomma, facevo la scheria da tifoso, cioè alcune squadre le mettevo sempre vincenti, alcune squadre sempre perdenti, e quindi chiaramente non ho mai vinto nulla. Un pronostico no, un pensiero sì, un pensiero Bruno Pace, che ci ha lasciato qualche mese fa e che credo, pur non avendo mai allenato il Pescara, ha portato comunque Pescara in giro per l'Italia e anche per l'Europa nella maniera migliore possibile. Io credo che questo pensiero a lui sia doveroso. Ecco, a proposito di pensiero, tu hai scritto un articolo proprio come ricordo Bruno Pace, chiedo alla regia se lo può recuperare e possiamo vedere questo articolo. Eccolo qui: ciao Bruno, romantico nel pallone, vorrei leggere così qualche riga che tu hai scritto. Prevaleva la visione di un calcio ancora romantico e la personalità di uno scanzonato amante della vita, di uno che riusciva egregiamente a non prendersi mai troppo sul serio, qualità oggi sempre più rare. Sai Bruno, solitamente paragono il destino ad un fiume in piena, senza sponde e che all'improvviso ci sommerge. Stai tranquillo, tu questo rischio non lo corri. E Bruno era non solo un campione, ma forse il meno, era un grande uomo, un grande personaggio, e quindi lo ricordiamo tutti, e tra l'altro è stato tante volte ospite della nostra trasmissione, sempre portando competenza, ma soprattutto quell'ironia che riusciva a sdrammatizzare in ogni momento, e questo credo che sia il maggior ricordo di Bruno Pace. Allora Luigi, questa è la partita più difficile delle cinque, perché devi dare continuità di risultati ad un momento che comunque è sostanzialmente positivo, perché la Ternana è una delle squadre più in forma, e questo dimostra quanto sia importante l'allenatore in ogni categoria, forse in Serie B in maniera particolare, perché questa era una squadra a pezzi e De Canio è un bravissimo allenatore, l'ha tirata su. E dobbiamo uscire indenni e speriamo che questa storia di Montalto non sia un po' di pretattica, perché una squadra come questa farebbe giocare Montalto anche con una gamba sola, credo, in questo momento, che per loro è una partita cruciale come lo è per noi. Però certo, se Montalto non ci fosse sarebbe una grande opportunità per il Pescara. Io farei giocare, mi pongo tra Giancarlo e Walter, farei giocare Yamga a destra, che è un giocatore dinamico in questo momento, più che di tecnica ha bisogno di dinamismo, di forza fisica, come con Macin ha trovato un giocatore forte fisicamente. Ributterei nella mischia questo giocatore che da un po' di tempo è stato messo in naftalina. Abbiamo qualche secondo, Walter, Pescara Ternana. Tu che azzecchi sempre i pronostici. Alto, sono d'accordo, squadra non altissimo, squadra corta perché se gli dai campo, cioè, col trequartista ti fanno male. Sulla carta molti gol. Più ce ne sono, più vedo meglio il Pescara, paradossalmente. Bene, grazie Andrea Berardinelli alle camere, al coordinamento di Naomi Polidoro, alla regia sempre ottima di Nanino Cinquino, alla redazione, a Pierluigi Tarquinio che questa sera è stato con noi, un grazie agli ospiti in studio, grazie a voi tutti che ci avete seguito da casa, l'appuntamento è sempre a giovedì prossimo alle 22.30. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai. A tutto campo arriverà. Show the book.
se seguici.